Io sono entrato a Ferragna nel 1970 e sono entrato direttamente nel gruppo di settore, si chiamava allora Settore Valutazioni Fotografiche. Ed era un posto di lavoro sostanzialmente buono, nel senso che avevi modo, facendoti chiaramente una buona esperienza, di conoscere approfonditamente i prodotti fotografici. E quindi assieme ai ricercatori puri della fotografia riuscire a mettere su un prodotto di qualità migliore, probabilmente a prezzo inferiore di quello dell'attuale, di quello che si produceva allora, ecco. I primi materiali fotografici a cui mi hanno accostato in quel lavoro sono stati materiali invertibili colore. Invertibile colore, adesso spiego cosa vuol dire. Significa che sono quei materiali che hanno bisogno del solo sviluppo, dopodiché sono già pronti per l'utilizzo. In particolare erano a quei tempi le diapositive a colori, i filmini Super 8 a colori, e allora c'era anche una ricerca. Siccome la televisione utilizzava anche dei filmati colore, dei prodotti che potessero andare bene anche per la TV. Poi sono passati in secondo piano e non l'abbiamo mai più fatti, però avevamo fatto un tentativo anche su questo. La differenza tra negativo colore e invertibile colore è che il negativo ha bisogno, dopo lo sviluppo, di un ulteriore passaggio, che è il passaggio di stampa, cioè il trasferimento dal negativo alla carta o a un trasparente, qualsiasi altro supporto, mentre invece l'invertibile, come esce dallo sviluppo, è già pronto per l'utilizzo finale. Gli americani, che erano allora, quando sono stato io assunto, erano già, diciamo, proprietari della ditta, se vogliamo, si chiamava 3M Italia S.P.A. però, e io nella mia vita professionale ho avuto tantissimi contatti tecnici soprattutto con colleghi americani, tant'è vero che diciamo negli anni 90 e negli anni 2000 ogni settimana, ricordo sempre la facevamo al venerdì pomeriggio, facevamo una videoconferenza con gli americani per scambiarci i dati tecnici, eccetera, anche di produzione, eccetera, ed era una bella cosa che si faceva volentieri. Loro arrivavano alle 2 del pomeriggio col beverone mattutino e noi, io presentavo sempre dei dati che giustamente preparavo proprio per quelle riunioni, che erano abbastanza interessanti. L'organizzazione era sempre di Ferragna, tutti i prodotti si facevano a Ferragna, però anche loro avevano sommesso dei controlli, perché noi vendevamo negli Stati Uniti passando attraverso loro, e allora c'erano dei tecnici apposta, diciamo, che controllavano la qualità, e quindi facevamo un discorso sempre sulla qualità, sui metodi di valutazione, eccetera. Quindi era formativo, tutto sommato. Io ho fatto diversi corsi di inglese a Ferragni, però proprio da parlarlo benissimo non sono mai arrivato. E quelli nostri colleghi che erano del Minnesota erano un inglese proprio masticato, diciamo, quindi c'era un po' di difficoltà, però tecnicamente poi ci si capiva, perché il linguaggio tecnico, una volta che ce l'hai nella testa, è molto più semplice che non parlare del più del meno, ecco, se vogliamo. Non c'erano solo dei corsi di inglese, ma ogni tanto c'erano dei corsi, mi ricordo di averne fatto due o tre, io forse di più. Uno si chiamava Problem Solving, cercava di riuscire a venire a capo di un problema che si era verificato in una determinata ditta, cercando di capire. Poi un altro che avevo fatto io erano circa la presentazione, siccome nel mio lavoro ho dovuto fare tantissime presentazioni,
Allora abbiamo fatto fare un corso che chiamava il trainer dei trainers e lì si imparava davanti a una telecamera proprio un po' a tenere vivo l'uditorio di una riunione con aneddoti, cioè tecniche. È stato interessante anche quello, per dire. Bah, nel nostro reparto c'era una quantità di persone al femminile che si occupavano sostanzialmente di lavorare al buio per il ricercatore, cioè il ricercatore in generale faceva degli esperimenti, poi questi esperimenti si tramutavano in film e queste donne, su richiesta del ricercatore, tagliavano degli spezzoni di film per fare delle prove per il ricercatore. Questo era uno dei lavori. Un altro lavoro che facevano lì era, c'era al piano 1 del laboratorio ricerche fotografiche, dei piccoli impianti di stesa, sempre per i ricercatori, e anche lì a farli funzionare c'erano anche delle donne. Altre donne lavoravano ai densitometri, perché lì c'era una serie di provini che dovevano essere letti al densitometro ed era una routine. E allora lo leggevano, le più tante erano donne che erano a questo apparecchio, anche perché sono più predisposte degli uomini per certi lavori. Ce n'erano diversi lavori. Poi c'era qualchedun'altra che lavorava per qualcuno, per la chimica, qualcuna, ma poche. La pellicola funzionava in questo modo. Prima di tutto c'era un reparto che si chiamava Reparto A, che faceva praticamente la base per le pellicole, che era in generale il triacetato di cellulosa e andava bene sia per tutti i materiali fotografici che utilizzavamo, cioè invertibile, negativo, eccetera. Su questa base si metteva un primer che era praticamente uno strato sul quale si appiccicava poi l'emulsione fotografica e un dorsale dove c'era di solito uno strato antistatico e uno strato di cera. Questi strati qui erano preparati direttamente su questa base, direttamente da questo reparto A. Allora, la cera neanche a dirlo per far scivolare bene il dorso delle pellicole. E sotto lo strato antistatico per non avere durante la fase di produzione delle scariche elettrostatiche che naturalmente andavano a incidere sull'emulsione se fossero avvenute. Quindi ci voleva uno strato che facesse in modo tale da non generare queste scariche elettrostatiche. Una volta fatto questo, si passava all'antialonatura, che era il primo passaggio che si faceva all'estrusore. Si metteva uno strato, praticamente era uno strato di nero, di argento colloidale, come strato antialonico, per far sì che quando la luce colpisse il film non tornasse indietro e facendo degli aloni, ma veniva assorbita quando era passata dagli strati sensibili da questo anti-A. Dopodiché, in un primo tempo, si facevano altri tre passaggi. Il primo passaggio era dello strato cosiddetto CHAN, che era sensibile alla luce rossa, era lo strato. Poi, sopra lo strato CHAN, veniva lo strato magenta, che era sensibile alla luce verde. Dopo, si passava e quando si faceva il magenta si stendeva, invece che un protettivo singolo, si metteva un protettivo che fungeva, non fungeva, era un filtro giallo che impediva alla luce blu di passare negli strati successivi, lo bloccava. Infine lo strato giallo con i suoi protettivi all'esterno, che è sensibile alla luce blu. Quindi, in poche parole, la luce penetrava, la luce rossa andava a colpire il CHAN, la luce verde a colpire lo strato magenta e la luce blu allo strato giallo e si formavano le immagini fotografiche.
praticamente cosa succedeva? C'erano delle caldaie dove veniva caricato, per esempio, lo strato cian, facciamo l'esempio. Queste caldaie portavano l'emulsione sull'estrusore, lo strato cian di solito era composto da due strati più un protettivo, quindi sull'estrusore andavano uno di seguito all'altro questi tre strati, secondo cian, primo cian e protettivo. E l'estrusore era una bestia da 150 centimetri circa, da 1,5 m via, sul quale scendeva per caduta questa roba sul foglio che stava andando, il foglio di triacetato che stava andando alla velocità di oltre 100 metri, 100 metri al minuto. Dopo lavoro venivo sempre a casa, quindi non mi fermavo mai, quindi l'ho vissuta veramente poco, anche se so che c'era appunto i campi da bocce, il campo da tennis, c'era un sacco di. C'era la casa Scapoli, una cosa molto importante, che chi assumevano, che era magari, non so, della Spezia, tanto per dire, gli davano una stanza a un costo veramente abbordabile. Una stanza con tutti i servizi, allora rifacevano i letti, cioè era una bella cosa, via. Allora, Ferrania era uno dei cinque, unici cinque stabilimenti che producono materiale fotosensibile al mondo, ce n'erano cinque, non di più. Gli altri erano Kodak, Fuji, Konica, Agfa e noi, 5, e Ferrania. Quindi sono 5 stabilimenti, gruppi, che producevano materiali fotosensibili, quindi uno si rende conto che c'è in mano qualcosa di veramente quasi unico, diciamo, almeno per l'Italia, l'Europa. Vendeva anche dei prodotti chimici tanti, quindi era una parte. Poi i film non erano uno solo, ma c'era tutte le sensibilità, 100, 200, 400, 800 ISO, poi c'era invertibile negativo, c'era bianco e nero ancora qua, a suo tempo, e poi c'era tanti prodotti per esempio dell'area arti grafiche, che non se n'è mai parlato, che sono tutti quei film che servivano per l'editoria, per i giornali, eccetera, eccetera. Lì c'era una miriade di prodotti anche. E poi nei radiografici, la pellicola che va bene per i denti, per il torace, eccetera, eccetera. Ti cambiava la vita perché poi alla fine della storia tempi liberi ne avevi pochi. Però devo dire la verità che io ci sono stato per almeno 30 anni veramente bene. È iniziata alla fine negli anni 90 e che chiaramente avevamo visto già le prime foto da digitale, quindi lì era tutta un'altra cosa. E la Ferrania è stata passata con una ditta sempre americana, non si chiamava più 3M, ma si chiamava Imation. E questo Imation qui aveva il compito praticamente di chiudere, è andata avanti 2 anni così e poi questa ditta qui ha ceduto tutti gli impianti, eccetera, credo a un consorzio di italiani che l'avevano presa, di gente dello stabilimento, eccetera, e che però poi non sono riusciti più perché le pellicole fotografiche andavano con parabola veramente discendente, e alla fine è successo il patatrac, che siamo praticamente falliti. Poi sono subentrati quelle cordate genovesi che hanno preso la roba e da lì non si è più ripresa, diciamo. Io ne ricordo solo una, delle
di uno che rubava l'argento da una soluzione contenente argento, se lo portava a casa dentro delle bottiglie, poi con probabilmente una cella elettrolitica recuperava l'argento, però non si tratta di uno che abbia rubato, ha rubato qualcosina, poi l'hanno beccato. Questo lo ricordo, non faccio nomi, ma. Un posto freddo, prima di tutto, freddo per la temperatura, perché gli inverni si sentivano da matti. Io ricordo un 14 di aprile con 1,5 metri di neve. 14 di aprile c'erano tutti gli alberi fioriti, poi dopo un paio di giorni è andata via, tanto per dire la temperatura. Mi aveva colpito quando sono stato assunto che c'era un dépliant. Un gadget che diceva clima senz'altro influenzato dalla vicina riviera, ma non era vero.